Di fronte al Duomo di Orvieto, tra i turisti di tutto il mondo, il sorriso e la voce di frate Alessandro Brustegni hanno riempito la piazza tra gli applausi e le richieste di autografo. Inusuale vedere un frate con il saio firmare autografi, donare la sua straordinaria voce nella semplicità francescana. Quella di frate Alessandro è stata una visita agli amici organari Alessandro e Roberto, che stanno facendo rinascere l'antico e prezioso organo del Duomo di Orvieto. Uno strumento sublime quanto il lavoro di restauro che sta portando avanti la ditta Giacobazzi di Modena. Difficile per la sua grandezza è descrivere quanto fatto dagli organari e il suono che oggi riempie le navate del Duomo di Orvieto. Ecco. Un saluto agli amici di Orvieto News, siamo qui ad Orvieto e è un piacere tornare qui in questo posto che ti lascia letteralmente senza fiato, è qualcosa di fantastico e per me è un onore, soprattutto suonare questo strumento che dopo anni e anni torna a sentire la voce di Dio, che è la musica, è il suono della sua voce, per cui ringrazio veramente chiunque ha operato per questa meraviglia, per questo suono. L'organo è il re degli strumenti, è l'unico veramente capace di poter esprimere la bellezza della voce di Dio.
ed è bello vedere che ancora siamo capaci di poter nutrire queste attività, di poter far sì che questi strumenti, che la bellezza della musica, che la bellezza di quest'arte, che l'organaria possa tornare a dar lode a Dio. E spero veramente presto di venire qui a sentire il lavoro terminato di questo strumento così bello, e vi ringrazio tutti e sempre uniti in preghiera. Pace e bene a tutti.